Da mesi attendono di poter lavorare per la Angri Ecoservizi, ma le procedure sono bloccate e l'attesa si allunga. Un gruppo di cittadini, circa 30 persone, ha presentato un esposto per chiedere che si faccia luce sulle motivazioni che impediscono la conclusione dell'iter avviato con avviso pubblico dalla precedente amministrazione targata Pasquale Mauri e che non sarebbe stato perfezionato dall'attuale sindaco Cosimo Ferraioli. Accanto agli aspiranti lavoratori della società del comune, anche il consigliere comunale e provinciale Alberto Milo. L'avviso è stato pubblicato durante la precedente amministrazione, però siamo 6 mesi con la nuova amministrazione e in 6 mesi c'erano tutte le condizioni affinché l'avviso o le procedure previste da quell'avviso si potessero concludere, anche perché perciò questi cittadini sono arrabbiati ed hanno ragione, perché hanno partecipato in modo corretto, come prevede la legge, a questo avviso, hanno pagato una quota per presentare la domanda e in momenti così di forte crisi sociale, lavorativa, ovviamente vogliono avere risposta, quella risposta che cercano in tanti, perché hanno partecipato, mi dicono quasi 1000 che hanno partecipato a questo avviso pubblico. In questi 7 mesi sono state prese altre persone all'Angri Ecoservizi? Sì, in questi 7 mesi sono state prese altre persone e questa è la dimostrazione palese che l'azienda Angri Ecoservizi ha la necessità di reperire risorse umane per sopperire il servizio alla raccolta e allo spazzamento dei rifiuti sul territorio. Allora ulteriormente non si spiega il motivo perché non si conclude questo avviso, perché porteremo anche dei risparmi, che sarebbe l'aggio che paghiamo attualmente per la società interinale e l'IVA che paghiamo sulla fattura. Lei farà da portavoce e da tramite con l'attuale amministrazione comunale per conto di queste persone che attendono risposte? Eh certo, è un mio dovere da consigliere comunale, ho l'onore di essere stato delegato in questa cosa. E mi fa ancora un po' più, voglio dire, un po' più preoccupazione quando l'allora consigliere comunale di opposizione Cosimo Ferraioli faceva un cavallo di battaglia politica rispetto all'allora strumento della società interinale quando era sotto la passata amministrazione. Ma com'è possibile? Non è cambiato niente rispetto a quello che lui, a quella battaglia che lui voleva portare avanti. Oggi sono venuti meno tutti quei bei principi che professava in consiglio comunale, professava sui giornali. Oggi all'improvviso lo strumento per la società interinale funziona. Ecco, io perciò faccio un appello, se me lo consentite, anche ai consiglieri comunali di maggioranza, che devono attivarsi immediatamente affinché l'assessore di riferimento e il sindaco concludono queste procedure di avviso pubblico in tempi strettissimi, perché questa gente merita una risposta. Signora, lei attende risposta, così come le altre persone che sono qui stasera e quelle che hanno presentato questo esposto? Siete circa una trentina che vi siete rivolti, diciamo, alla procura perché si faccia chiarezza. Qual è la sua richiesta a questa amministrazione comune? Che mettono in vigore la lista che noi abbiamo fatto e vediamo la graduatoria chi ci deve andare. No, che i favorismi che ha fatto Mauri, lui li sta facendo ancora peggio di Mauri. Lei ha già lavorato per questa società? Ho lavorato già 3 volte. E cioè mi sono sempre comportata bene e poi dicono che Mauri non serviva. Quello che non serve è proprio questo, che non ha mai servito. Questa volete aggiungere qualcosa? Voi state aspettando, insomma, di poter lavorare almeno qualche mese? Avremmo diritto al lavoro come tutti quanti. Come tutti quanti. Anche voi avete già prestato servizio presso quella società? Una volta, grazie a Pasquale Mauri. Io ho fatto domanda, sono andato a Salerno per accedere a questa domanda. Facciamo una richiesta diretta al sindaco Ferraioli, cosa gli volete dire? Che si deve dare una mossa. Abbiamo bisogno di fare il sindaco di tutti i cittadini angresi. Non che facciamo metà di qua e metà di là, perché noi siamo tutti i suoi cittadini. Lui è il sindaco di tutti. Quello che lui faceva, bombardava Pasquale Mauri, tu fai così e fai scendere le persone. Lui sta facendo con 2 mani. Ma abbiamo fatto, ci sta un bando pubblico, quindi è giusto che vada portato avanti se ci stanno i presupposti. Diceva che per partecipare avete dovuto versare una quota, sì, quanto? Non mi ricordo, 17 euro, una cosa del genere. 17 più 20, perché ho dovuto cacciare anche un carico pendente, me l'hanno chiesto.